Buonasera, ben ritrovati con Milano Pavia News, edizione estate. Vediamo subito i principali fatti di questa giornata. Si è tuffato all'altezza dell'area Wool ed è stato travolto dalla corrente un sedicenne di origini senegalesi, il corpo recuperato ore dopo dai sommozzatori, salvo invece l'amico. Una lite per futili motivi, poi la vendetta con un coltello sul cavalcavia di via Varsavia. Dopo due mesi la polizia di Stato ha arrestato un 24enne egiziano per tentato omicidio. Al parco Sempione un 37enne ivoriano ha aggredito un agente e un cane poliziotto alla richiesta dei documenti. In via Abbiati, maxi rissa tra due famiglie rom, due persone in ospedale. Una nuova applicazione contro la violenza domestica debutta in Italia, Bright Sky, creata da Fondazione Vodafone, fornisce supporto alle donne che subiscono maltrattamenti in casa. 60 multe per abbandono di rifiuti a Vigevano nei primi sei mesi dell'anno, nonostante il lockdown è già stato quasi raggiunto il dato dell'intero 2019. Apriamo il nostro telegiornale, come avete sentito, tornando su una notizia di cronaca della serata di ieri, una notizia drammatica perché non ce l'ha fatta il giovanissimo senegalese inghiottito dalle acque del Ticino durante un bagno nella zona dell'area Wool a Pavia. Nonostante i lunghi soccorsi da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco, è morto annegato. È un sedicenne di origini senegalesi ma residente in provincia di Milano, il giovane annegato nel Ticino nel tardo pomeriggio di lunedì nei pressi del Ponte dell'Impero di Pavia. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori in serata dopo ore di ricerche. Fallu Wadi Serigne, questo è il nome della vittima, viveva a Mombretto di Mediglia e stava trascorrendo la giornata nell'area Wool di Pavia con alcuni amici. Attorno alle 17, assieme ad uno di loro, aveva deciso di fare il bagno nei pressi del ponte di Viale Libertà, non immaginando però che anche con livelli bassi quella zona poteva essere molto insidiosa e che già in passato era stata teatro di tragici annegamenti. Dopo aver fatto pochi passi in acqua, i due amici sarebbero scivolati in un punto profondo e poi trascinati dalla corrente. Pochi istanti più tardi, due pescatori che si trovavano in zona a bordo di una piccola imbarcazione hanno visto uno dei due annaspare e sono riusciti a trarlo in salvo lanciandogli un salvagente. L'hanno riportato a riva in stato di shock e solo a quel punto, dalle domande poste dagli altri amici, hanno capito che purtroppo in acqua non era da solo e che c'era un altro ragazzo che molto probabilmente non ce l'aveva fatta. E così purtroppo è stato. Con i carabinieri, la polizia e la polizia locale, i vigili del fuoco sono arrivati sul posto con il nucleo sommozzatori e con un elicottero per perlustrare la zona e attorno alle 20 hanno ritrovato il corpo ormai esanime del ragazzo. La corrente lo aveva trasportato per alcune centinaia di metri a valle fin nei pressi del ponte coperto. A neanche un mese dalla morte per annegamento di un 23enne nei pressi della località Canarazzo, il Ticino pavese si è preso un'altra giovane vita. È ampia la pagina della cronaca nel nostro telegiornale di questa sera. Proprio la cronaca ci porta a Milano, dove dopo una lunga indagine da parte della Polizia di Stato è stato arrestato un 24enne egiziano con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un connazionale suo coinquilino, una vicenda che ha alla base una lite per futili motivi. Una lite per futili motivi in casa, la rappacificazione e la vendetta con un coltello una volta fuori casa sul cavalcavia pedonale di via Varsavia a Milano. Lunedì sera, a distanza di due mesi, la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino egiziano di 24 anni per il tentato omicidio di un connazionale. L'ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica a seguito dell'attività di indagine svolta dai poliziotti del commissariato Mecenate e coordinata dal PM Stefano Amendola ha confermato in toto le risultanze investigative. In pratica, la sera del 26 maggio, in via Varsavia, a Milano, sul cavalcavia pedonale, due cittadini egiziani, dopo aver litigato per futili motivi di convivenza, passarono alle vie di fatto, in strada. Poco prima di mezzanotte, la vittima, un giovane egiziano di 21 anni, fu colpito più volte all'addome e al petto con un coltello e, immediatamente soccorso, fu trasportata in codice rosso presso il policlinico in gravissime condizioni. Il 24enne già quella sera era stato denunciato. Ora per lui arriva l'arresto con la grave accusa di tentato omicidio.
Ancora un'operazione della Polizia di Stato, ancora a Milano. Gli agenti sono intervenuti questa notte, poco prima delle 5 in piazza Morbegno, dove il 118 aveva segnalato la presenza di quattro persone che erano state da poco vittime di una rapina. Il gruppo composto da due ragazzi di 18 e 22 anni, una ragazza di 19 e una donna di 46, si è ritrovato sulle panchine della piazza dopo aver trascorso la serata in uno dei locali della zona. Quando però i quattro si sono avvicinati a un distributore automatico di sigarette, sono stati raggiunti da un gruppo di 5 ragazzi descritti come centrafricani che hanno cercato di rapinarli. Ne è nata, scusate, una breve ma violenta colluttazione durante la quale due ragazzi hanno riportato diverse ferite d'arma da taglio alle braccia che ne hanno determinato il ricovero in ospedale e alla città Studi, ricoverata anche la ragazza ventenne all'ospedale di Sesto San Giovanni. Lasciamo, ma solo per il momento, la pagina della cronaca, apriamo quella legata alle notizie del coronavirus. L'emergenza sembra essere alle spalle, ma sentiamo che cosa ne pensano i milanesi. Mentre in Europa e in tutto il mondo i contagi da Covid-19 continuano ad aumentare, in Lombardia, la regione italiana più colpita dalla pandemia, si iniziano a riscontrare i primi segnali positivi, soprattutto per quanto riguarda il numero dei morti. Nella regione, infatti, per 4 giorni di fila non si sono verificate vittime a causa del coronavirus e in 6 province lombarde, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese, non si sono registrati nuovi casi di Covid. Continua il trend dei dati incoraggianti in merito all'emergenza Covid, ha commentato l'assessore al welfare Giulio Gallera, anche se non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai, anche di piccole dimensioni, che le nostre strutture sanitarie territoriali stanno scovando e bloccando ancora in fase embrionale. È da 4 giorni che non si registrano decessi per Covid. Secondo lei è un segnale positivo oppure bisogna ancora stare molto attenti a questo virus? Io penso che bisogna sempre stare ancora molto attenti. Penso che non bisogna mollare la guardia e cercare di convivere con questa cosa e andare avanti. Positivo, positivo, però non bisogna abbandonare totalmente la guardia, diciamo. E secondo lei le persone l'hanno un po' abbassata la guardia in questo periodo? Sicuramente sì, In giro com'è la situazione? Ma cioè, in metropolitana così sono tutti attenti, però fuori i ristoranti così, insomma, sono molto vicini, diciamo. Il famoso metro di distanza non è che sia rispettato. Ma speriamo bene Ma comunque. secondo lei per questo autunno c'è un rischio di una seconda Ma ondata? penso di no, adesso. Spero proprio di no. Allora, secondo me è un segnale positivo. Però bisogna stare molto attenti, perché non è detto che poi in autunno può ritornare, insomma. Quindi secondo lei c'è la possibilità di una seconda ondata questo autunno? Speriamo di no, però così dicono. Bisogna essere sempre previdenti, presumo, perché nel momento in cui arriva, arriva, non c'è niente da fare, per cui meglio stare un attimino in guardia sperando che non arrivi. Lei ha ancora paura o No, paura no, mai avuta, ho sempre lavorato. E di conseguenza non ho paura. Non ho ancora paura, assolutamente, sì. Anche se vedo tanta gente in metropolitana senza mascherina, con la mascherina intorno al polso, che è quella che le copre il gomito, cioè un po'. Vedo che la gente veramente dopo tante avvertenze, tante cose, continua comunque un po' distratta dal problema. Quindi non è passata No, l'epidemia. per me non è passata assolutamente. Bisogna avere ancora un po' paura, secondo me. Stare un po' tranquilli, perché le abitudini le abbiamo un po' perse, quelle buone abitudini. E poi è estate, fa caldo, quindi come qualsiasi raffreddore, secondo me è sceso, ma la guardia è meglio non abbassarla ancora. Bisogna stare molto attenti, secondo me non dicono la verità tutta e ho timore molto per l'autunno. Ha paura per una seconda ondata? Molto più che paura, siccome noi siamo stati colpiti prima, fortunatamente è andata bene, quindi terrore c'è. Secondo lei come se l'è cavata l'Italia rispetto al resto del mondo a questo punto che... Direi benissimo, assolutamente sì, abbiamo fatto sacrifici che hanno valsa la pena.
Questo dunque il parere dei milanesi, ma noi come al solito andiamo a vedere anche i dati oggettivi, ovvero quelli forniti da Regione Lombardia quotidianamente. Parliamo ovviamente di guarigioni e nuovi contagi. Allora, i nuovi positivi sono 53, il numero più alto rispetto a quello di ieri, ma va detto anche che il numero dei tamponi è notevolmente incrementato. Ieri eravamo poco sotto le 4.000 unità, oggi siamo a 6.326. Dei nuovi positivi, 9 debolmente e 19 a seguito di test sierologici. Per quanto riguarda il computo di guariti più dimessi, l'aggregato è di più 99. Torna a scendere il dato dei ricoverati in terapia intensiva. Ieri era aumentata di un'unità, oggi è scesa, siamo a meno 1, quindi a 13. Aumenta invece quello dei ricoverati non in terapia intensiva, più 14, anche se va detto che l'assessore al welfare Giulio Gallera ha voluto tranquillizzare la popolazione, affermando che si tratta appunto di persone debolmente positive. Torna un decesso dopo alcuni giorni a quota 0, più 1, siamo a 16.802 dall'inizio di questa pandemia. Per quel che riguarda invece l'incremento dei casi per provincia, come vediamo nella parte bassa della nostra grafica, Milano più 21, di cui 16 all'interno della città appunto di Milano, è un dato in aumento, ma va sempre tenuto conto, come ricordiamo, anche l'incremento dei tamponi. Sono 4 e non 6 come ieri le province senza alcun contagio, mentre per quel che riguarda la provincia di Pavia, ieri i casi erano 0, oggi il dato torna a salire, siamo a più 3 unità in tutto. Questi i dati forniti oggi da Regione Lombardia, comunque sempre in linea con quanto sta accadendo nelle ultime giornate. E a tenere banco, sempre in tema di coronavirus in questi ultimi giorni, c'è lo scandalo dei camici forniti da Regione Lombardia, un caso che ha investito direttamente come indagato il presidente Attilio Fontana. Ricostruiamo quanto accaduto anche in questo caso. Sentiamo il parere dei milanesi. Citazioni, richiami e monito scanditi ieri in Consiglio regionale da Attilio Fontana nel corso dell'intervento col quale ha relazionato sui fatti al centro dell'inchiesta giudiziaria che lo vede indagato per frode in pubbliche forniture, quella sulla vendita, infine diventata donazione alla Regione tramite la centrale d'acquisto Aria di 75.000 camici da parte della Dama S.P.A., l'azienda della quale è titolare il cognato del governatore Andrea Dini e nella quale la moglie dello stesso governatore Roberta Dini, sorella di Andrea, detiene il 10% delle quote. Ma i milanesi da che parte stanno? Fontana è indagato per la questione dei camici, ci sono state tante discussioni e tante polemiche a riguardo. Lei come la pensa? Che è giusto indagarlo, perché è giusto, non lo vedo così all'oscuro di tutto. Nel senso, va indagato, punto e basta. Non le ha convinto le parole di Fontana? Assolutamente no, anche perché mi sembra che lui in un primo momento si è difeso dicendo che era una donazione, mi sembra che non trovino nessun documento che comprovi quanto sta dicendo. Purtroppo in Italia è sempre così e sembra strano che forniscano i camici bianchi proprio all'azienda dove c'è suo cognato e sua moglie. Ma io difendo Fontana assolutamente, dopodiché saranno indagini a fare il suo corso, però vediamo insomma, diamo fiducia a Fontana. È vero e grave, però non sono in grado di dire se è vero o meno. Okay. Se è vero è molto grave quello che ha fatto. C'è un'indagine in corso della procura. Certo, lasciamo fare il corso alla giustizia e poi vediamo e poi giudichiamo. C'è da condannare, lo condannino. Sì. Non lo so, se è indagato è qualcosa di vero. Ci deve essere. Io non credo che sia colpevole. Come mai? Perché ha fatto tanto del bene per la Lombardia. La Regione. Lo fanno apposta perché vogliono demolire la Lega e vogliono demolire chi crede alla Lega. Io sono leghista e sono per cui sono di parte, ma non credo che sia colpevole. Okay. Un colpevole deve essere più... ha un'altra faccia.
Lasciamo i temi del coronavirus, torniamo all'ampia pagina della cronaca. Verso le 8 di ieri sera gli agenti della polizia sono dovuti intervenire anche in zona San Siro, oltre ai due interventi che abbiamo citato in precedenza, dove era stato segnalato un litigio in strada tra diverse persone, una di queste addirittura armata di una spranga in ferro lunga un metro. A confrontarsi erano due famiglie di Rom che avevano tra di loro passati dissapori, in particolare dissidi più gravi sono sorti tra la persona che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, un quarantenne, e l'altro capofamiglia, il coetaneo rivale trovato in strada con la spranga. Al termine del litigio la moglie quarantenne dell'uomo che ha chiesto l'intervento della polizia è stata portata in codice giallo all'ospedale Niguarda, mentre la figlia 29enne del suo rivale, che è caduta a terra, è stata ricoverata presso l'ospedale San Carlo. Controlli e aggressioni non si fermano qui, sono stati diversi gli interventi, oltre a quelli già citati, delle forze dell'ordine nelle scorse ore. Ora facciamo un punto nel nostro servizio. Calci al cane poliziotto, vendita di cibo casalingo senza autorizzazione, arresto di un uomo trovato con 7 etti di marijuana nello zaino. I controlli quotidiani della Polizia di Stato nelle aree verdi e nelle piazze della città continuano. Solo nella giornata di lunedì pomeriggio, infatti, gli agenti del commissariato centro, con il supporto dell'unità cinofila, hanno effettuato un servizio specifico al Parco Sempione in piazza Santo Stefano, nel corso del quale sono state controllate 55 persone, di cui 19 risultate con precedenti di polizia, e 390 autovetture. Nello specifico, all'interno del parco, i poliziotti hanno indagato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale un cittadino della Costa d'Avorio di 37 anni, irregolare e senza fissa dimora, che alla richiesta di esibire i documenti ha reagito sferrando un calcio al cane poliziotto e minacciando l'agente dell'unità cinofila. Anche una donna di 33 anni, originaria del Gambia, è stata sanzionata con 3.000 euro di multa per esercizio abusivo del commercio su aree pubbliche, con ordine di allontanamento per 48 ore, poiché i poliziotti l'hanno trovata in possesso di vaschette di cibo e succhi da lei prodotti che vendeva ai propri connazionali presenti nel parco. Nella zona di piazza Santo Stefano invece i poliziotti hanno indagato un cittadino italiano e un romeno perché inosservanti del DASPO urbano emesso nei loro confronti dal questore di Milano. Altri due cittadini italiani invece sono stati sanzionati per ubriachezza l'uno e per atti contrari alla pubblica decenza l'altro. In via Benedetto Marcello invece, a pochi passi dalla stazione centrale, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo con 7 etti di marijuana nello zaino per detenzione ai fini di spaccio. L'uomo, un cittadino gambiano di 22 anni, alla vista degli agenti ha provato a scappare verso piazza Duca d'Aosta, ma i poliziotti lo hanno fermato subito, trovando 682,5 grammi di marijuana suddivisi in 34 involucri e 25 euro in contanti nello zaino che portava in spalla. Un'operazione che si inserisce in un'attenta attività di controllo della zona che dal lockdown di maggio ad oggi ha portato al controllo di 280 persone degli esercizi commerciali presenti e al controllo di 350 veicoli. Chiudiamo la pagina della cronaca con un'ultima notizia. Un 34enne è stato ferito al dorso e alla schiena, probabilmente con un coltello, questa notte, poco prima delle 5 via Schiaparelli, zona della stazione centrale. Sul posto sono intervenuti polizia e anche i soccorsi sanitari. Il 34enne è stato ricoverato poi in codice giallo al policlinico. Il ferito è un senza tetto di nazionalità gambiana, stando a quanto da lui riferito dalla Polizia di Stato, sarebbe stato aggredito a scopo di rapina da 3 cittadini nordafricani. Noi chiudiamo la pagina della cronaca, riapriamo seppur brevemente quella delle notizie legate al coronavirus, perché ha fatto molto discutere nei mesi scorsi la app Immuni, un'app di cui poi si sono perse un po' le tracce. Allora facciamo il punto nel servizio. Che fine ha fatto l'app Immuni? È stata scaricata da 4.300.000 italiani. Avrebbe dovuto garantire intorno a noi il tracciamento di eventuali positivi al Covid-19. I casi segnalati in totale? Appena 46. Che cosa succede? Quanti soldi è costata? Perché non funziona? E i dati immessi per scaricare l'app, in realtà, dove sono finiti? Questi alcuni quesiti che ci poniamo, visto che i risultati ad oggi non sembrano essere notevoli. Si è sentito tanto parlare dell'app Immuni, ma ad oggi quanti milanesi la stanno utilizzando? Andiamo a chiederglielo.
L'app Immuni voi l'avete scaricata? No. Perché? Perché non mi interessa. Quest'app che è stata creata effettivamente serve? In Italia secondo me no. Perché? Perché non abbiamo un sistema cinese come la Cina. Se fosse stata in Cina, come è successo in Cina ha più senso. Italia no, Italia siamo liberi. Non è molto funzionale, diciamo, è difficile secondo me trovare qualche notifica poi, quindi secondo me meglio rispettare così le norme, però l'app mi sembra un po' un fiasco sinceramente. Quindi sono stati i soldi buttati? Ma non voglio dire di no, però secondo me non è la cosa migliore, secondo me, che avrebbero potuto fare. Quella della regione Lombardia me l'avevano mandata e l'ho scaricata. Quella del governo non ho ancora ricevuto niente, dovrei entrare io e questo non l'ho ancora fatto. Se lei non l'ha ancora fatto significa che magari c'è poco interesse, forse perché poche persone la stanno utilizzando, non crede? Sì, infatti nella mia famiglia nessuno lo utilizza, il giorno che qualcuno della mia famiglia lo utilizza, magari lo utilizzo anch'io, ecco. Ma secondo lei è utile quest'app? Sì, secondo me andrebbe utilizzato. Sì. Se ne è parlato troppo all'inizio, poi dopo non sapevo, se invece secondo me andrebbe quasi imposta. Se viene imposta potrebbe andare bene. Quindi non è stato uno spreco di denaro? No, penso di no. Perché per pigrizia. Però pensate che abbia un'utilità? Sì, penso di sì, e di fatto non ho nulla in contrario, quindi prima o poi la scaricheremo. Il problema è che deve prendere piede ed essere diffusa, quindi probabilmente una sua utilità ce l'ha, soltanto che se è diffusa su tante persone, insomma, ecco. Anch'io penso che sia utile, in fondo qualsiasi innovazione può essere sempre utile. Il problema, come diceva il mio amico, è che bisogna che la scaricano tutti. Lei dice: perché lei non l'ha fatta? Me la faccio io la domanda. Per ora non ne sento la necessità e quindi ho rinviato. Io non sono abile in tutte quelle cose lì. Ma secondo lei è un'app che può aiutare l'Italia a localizzare il virus? Penso di sì. Secondo lei non c'è stato un troppo esborso di denaro per creare quest'app che ultimamente se ne sta sentendo parlare sempre meno? No, non lo so, non ho idea di cosa voglia dire come costi. Pareri discordanti anche in questo caso, il tema della vendemmia in Oltrepò Pavese adesso e anche in questo caso il coronavirus ha creato diversi problemi con regole molto ferree, andiamo a ricapitolarle nel nostro servizio. Quarantena obbligatoria per tutti i braccianti stagionali in arrivo da Romania e Bulgaria. L'ordinanza del ministro Speranza è stata recepita a pieno e non poteva essere diversamente dalla regione e di conseguenza da ATS Pavia nel protocollo che nelle prossime ore sarà diffuso alle organizzazioni agricole e alle aziende in procinto di iniziare la vendemmia. Il protocollo ovviamente vale per tutti i lavoratori stagionali di qualunque settore agricolo, ma il fronte più caldo è oggi quello vitivinicolo. L'avvio della raccolta dell'uva è infatti previsto attorno al 10 di agosto. L'isolamento di 14 giorni imposto dallo Stato alle persone provenienti dai due paesi dell'Est Europa a causa dell'aumento dei casi di coronavirus pone una questione seria per le aziende, dato che la Romania è anche il maggior fornitore di manodopera. Nel 2019 i vendemmiatori romeni erano più di 400, oltre il 30% del totale degli stagionali arrivati in Oltrepò, che si è attestato a 1164 unità. Una parziale via d'uscita che consentirebbe di accorciare i tempi di quarantena potrebbe consistere nel sottoporre ogni lavoratore al tampone appena giunto in zona. Di questa ipotesi discuteranno Regione e Ministero nei prossimi giorni. ATS Pavia intanto, oltre a confermare l'offerta di tamponi gratuiti per tutti i lavoratori stagionali, ha confermato anche l'apertura di un ambulatorio nella zona di Castello a cui si potranno rivolgere i braccianti per esigenze mediche non urgenti. Il protocollo di sicurezza che verrà diffuso da ATS Pavia conterrà una serie di azioni che i datori di lavoro dovranno mettere in atto ogni giorno prima dell'inizio dell'attività, fra cui la misurazione della temperatura corporea, la presenza di dispositivi di protezione individuale come le mascherine e del gel igienizzante, oltre alla compilazione di un registro delle presenze in azienda. La grande maggioranza di coloro che dovranno arrivare per la vendemmia dalla Romania e dalla Bulgaria, ma soprattutto dalla Romania, avrebbero potuto causare seri problemi.
anche oltre ad essere molto utili ai nostri viticoltori, però di fronte a questo momento c'è questo aumento di casi enorme a livello rumeno, un protocollo che era già stato studiato dalla dottoressa Azzi e vagliato immediatamente dall'assessore Rolfi, dall'assessore Gallera, così spera che trovando delle soluzioni, che un tampone ed eventualmente un secondo tampone dopo una settimana possa accelerare la possibilità di porli subito al lavoro, perché l'esigenza del clima e della vendemmia è un'esigenza immediata. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Seconda parte di Milano Pavia News, edizione estate, che apriamo tornando su una notizia che abbiamo raccontato nella serata di ieri, ovvero l'istituzione a Pavia di un nuovo nucleo contro l'abbandono dei rifiuti per la tutela del decoro della città, un nuovo progetto che potrebbe avere ricadute positive, questo l'auspicio anche sul settore del commercio, visto che il centro di Pavia è considerato un po' il salotto buono del capoluogo pavese. Ricordiamo che proprio nei giorni scorsi in tutta la Lombardia sono partiti anche i saldi, allora facciamo il punto con l'assessore al commercio. La presentazione nelle scorse ore e l'entrata a regime per la prossima settimana. Il comune di Pavia punta molto sul NID, il nucleo intervento e decoro, voluto in sinergia con ASM. Uno strumento considerato fondamentale per arginare i problemi di degrado evidenziati in diverse zone della città, soprattutto in centro storico, considerato il salotto del capoluogo. Sul buon esito dell'iniziativa conta in particolare l'assessore al commercio, Roberta Marcone, visto che lo scorso weekend sono partiti i saldi estivi in tutta la Lombardia. Assolutamente sì, come già sapete io ho girato e sto girando tutta la città per accogliere appunto quelle che sono le richieste e le esigenze primarie dei nostri commercianti, e prima fra tutte c'è proprio il decoro della città, la pulizia, e quindi il fatto che la nostra Pavia deve essere più bella e più accogliente per chi viene a visitarla e per chi viene per fare shopping, per fare acquisti nei nostri negozi. Sono molto contenta che finalmente, anche se con un po' di ritardo, siamo riusciti a presentare questo NID, questo nuovo corpo che si preoccuperà proprio di tenere pulita la nostra città, di renderla sempre più bella. La leghiamo anche alla questione che sono ripartiti anche i saldi sabato, quindi è importante, arriverà tanta gente in centro. Infatti la Regione Lombardia ha deciso di anticipare con una giunta lampo due giorni prima l'inizio dei saldi, che era previsto per il 1° agosto, invece è partito sabato scorso il 25, e comunque sì, appunto anche per questo motivo, il fatto che la città sia più pulita e si cominci ad accogliere le persone come si deve è importante e ne siamo felici. Il nucleo per l'intervento e il decoro si avvale di diversi mezzi, vediamo nello specifico 16 vasche per la raccolta dei rifiuti, tre spazzatrici per la pulizia delle strade, più un'altra per lavare i marciapiedi, una lavastrade, una aspira mozziconi ed una idropulitrice, andranno tutte a regime a partire da lunedì prossimo, così come spiegato nella conferenza stampa di ieri. A proposito di ripartenze post coronavirus, a proposito di commercio, anche le piccole realtà della provincia di Pavia provano a ripartire, il caso di Garlasco, come ce lo spiega il nostro inviato Paolo Barni, che vediamo in collegamento. Paolo, come si riparte anche a Garlasco? Sì, buonasera da Garlasco, siamo con il delegato al commercio, consigliere delegato al commercio Comune di Garlasco, Riccardo Tosi, in questo punto che per chi entra in Garlasco da nord rappresenta in segno tangibile che la città è un po' cambiata per adeguarsi a queste norme post-Covid. Che cosa c'è qui, che è la via principale, il corso Cavour che porta poi in Piazza della Repubblica?
Sì, certamente abbiamo fatto un po' di rivoluzione perché l'amministrazione comunale ha deciso di accogliere la richiesta di alcuni commercianti riguardo all'utilizzo della parte esterna per istituire dei dehor e quindi per cercare di ampliare gli spazi interni e quindi di avere anche più sicurezza in termini di restrizioni per quanto riguarda il DPCM, quindi possono pure essere più distanziati le persone e l'abbiamo fatto soprattutto anche per dare una mano ai nostri commercianti per superare questo periodo di crisi. Ecco, qui vediamo una parte che è stata messa a senso unico, che è permanente tutti i giorni, qui normalmente era a doppio senso, invece avete deciso di farla a senso unico perennemente. E poi invece c'è una parte che praticamente è tutto l'asse viario principale cittadino, stile notte bianca, diciamo, che viene chiuso ogni sabato sera e i locali mettono fuori i tavolini. Sì, allora l'idea di fare questo tratto a senso unico è stato fatto per mettere in sicurezza questo particolare pezzo di corso, visto che si restringe. Mentre la notte bianca, è già qualche anno, l'isola pedonale del sabato sera, è già qualche anno che la organizziamo e anche quest'anno abbiamo deciso di riproporla, ovviamente con le dovute restrizioni per la sicurezza, e lo abbiamo fatto sempre per dare una mano ai nostri commercianti. Diciamo anche un'altra cosa, che noi chiediamo un sacrificio anche ai nostri cittadini, perché capiamo che comunque queste scelte creano un po' di disagio tra i nostri concittadini, però con un po' di sacrificio da tutte le parti speriamo di risolvere il prima possibile questa brutta situazione. Che risposta c'è stata? Hai detto chiediamo un sacrificio ai cittadini, però poi so che anche ci sono state molte persone che magari da fuori sono venute perché hanno apprezzato. Sì, sì, noi abbiamo una buona risposta da anche tutti i paesi limitrofi, perché di fatto Garlasco è viva e lo dimostra anche questo periodo, nonostante il lockdown comunque abbiamo una buona risposta della gente che frequenta il paese. Ripeto, ovviamente la situazione non è facile, ma noi abbiamo tutte le intenzioni di stare dalla parte comunque dei nostri commercianti, perché sono il fulcro del paese. Una domanda che so che molti stanno facendo, ai garlaschesi, ma non solo, anche perché me l'hanno rivolta anche a me, a Sagra a settembre. La sagra si farà, ovviamente avrà un profilo un po' più soft, diciamo, non con gli schemi soliti, però la stiamo organizzando e comunque festeggeremo comunque nonostante il periodo che abbiamo passato e speriamo di non passare più. Perfetto, ringrazio Riccardo Tosi, consigliere delegato al commercio e... aggiungo. Buonasera a tutti. L'assessore lavori pubblici del comune di Garlasco, Francesco Sant'Agostino. L'estate è sempre periodo di lavori pubblici, certo. Qui però un po' perché alcuni sono stati dovuti rinviare, quelli che erano in programma sostanzialmente a marzo e ad aprile, altri immagino che si sono resi necessari nel frattempo. Che cosa succede quest'estate a Garlasco? Beh, Garlasco anche sotto l'aspetto lavori pubblici è viva, come diceva il nostro collega Tosi, perché appunto abbiamo in atto lo spostamento delle sedi ATS, quindi l'abbiamo quasi ultimato, quindi è un mese che ci stiamo lavorando, cosa molto importante perché teniamo qua tutti i servizi ATS nella nostra cittadina. Poi stiamo predisponendo tutto quel che servirà per l'inizio dell'anno scolastico previsto per il 14 settembre, quindi vuol dire in modo particolare in via Toledo stiamo facendo
facendo lavori all'interno con un'insonorizzazione di tutti i locali, praticamente di tutto il plesso, e con le luci a LED nuove all'interno proprio della scuola. E poi all'esterno a breve partiranno i lavori per sistemare tutta l'area di accoglienza, quindi suddividere le entrate e le uscite dei ragazzini secondo un po' le normative Covid. Poi stiamo proseguendo col cantiere del cimitero, la nuova area cimiteriale. È partito il cantiere a San Biagio del centro di aggregazione per la frazione San Biagio da pochi giorni. Abbiamo cominciato un primo assaggio di piano strade che poi proseguirà in autunno, ma in modo particolare nella primavera del 2021. E dentro, ecco, a tutto questo stiamo predisponendo un'opera importante come è quella della ciclabile Carlasco Bozzolo, il famoso collegamento di pista ciclabile tra la frazione e la nostra cittadina, che chiaramente è un'opera importante, di peso anche economico. E a giorni, ecco, chiudiamo il progetto definitivo, verrà finanziato in parte con i famosi 350.000 di Regione Lombardia e per il resto con un mutuo che accenderemo a breve, e da lì, ecco, partirà poi la gara d'appalto a settembre per cantierare a ottobre, quindi cercare di poi realizzarla nel minor tempo possibile e consegnare quest'opera alla città di Carlasco, che è almeno un ventennio che la sta aspettando, intitolandola al nostro Luigi Malabrocca Maglia Nera, che chiaramente ne cade il centenario della nascita proprio nel 2020, e quindi cerchiamo di chiudere il cerchio anche su questo argomento. Quindi insomma tante cose che poi in autunno comunque si implementeranno ancora di più su altre attività e su altre opere che abbiamo appunto in essere prima di chiudere il mandato del 2021, proprio perché l'obiettivo che mi ero posto era quello di creare comunque, di chiudere, ecco, il decennale di assessorato, diciamo così, mettendo a posto i sottoservizi, cioè sotto alle strade, quindi vuol dire luce, gas e fogne, e aver realizzato appunto l'impianto a LED luce e poi l'asfaltatura, che oggi siamo a un buon 60% di strade riasfaltate sulla cittadina di Carlasco, quindi l'obiettivo ci siamo quasi e vediamo di raggiungerlo entro il 2021. Grazie all'assessore Sant'Agostino. Andiamo a dirigerci verso il Teatro Martinetti, perché in conclusione di questo collegamento ci prendiamo qualche minuto per parlare anche di musica e di eventi dal vivo. Anche questo è un settore che, attenzione, sta ripartendo davvero. Io saluto Riccardo Mascherpa. Ciao Riccardo. Buonasera a tutti. Che è un po' l'uomo dell'audio e non solo del Teatro Martinetti. Tu giungi dal teatro. Intanto, che cosa puoi dirci sul Martinetti di Carlasco, che è veramente un'eccellenza conosciuta anche molto al di fuori del territorio? Dunque, io arrivo adesso dal teatro. Noi siamo pronti per un'eventuale riapertura. L'amministrazione comunale sta lavorando per poter riaprire da settembre con la stagione, il prosieguo della stagione che abbiamo interrotto per l'emergenza, cercando sempre di rispettare le regole di Regione Lombardia e del Consiglio dei Ministri. Vediamo, noi siamo pronti, speriamo di poter aprire. Ma Carlasco non è soltanto teatro, però Carlasco è anche eventi locali, attività commerciali. Lo dimostra il fatto che in queste sere, in questi weekend, sono state organizzate diverse serate a tema, particolari e diverse. Quindi, come direbbe qualcuno in gergo sportivo, Carlasco c'è. Carlasco è viva, Carlasco c'è. Ecco, è un'ottima notizia da Carlasco, che è sempre stato un po' un punto di riferimento per la Lomellina in tema di divertimento. Sapere che comunque anche questo settore, con tutte le difficoltà del caso, soprattutto quello della musica anche dal vivo, anche nei piccoli eventi, nei locali, sta ripartendo. Sta ripartendo, noi ci proviamo, ci aggiorniamo tra di noi, collaboriamo con gli esercenti. Devo dire che loro si stanno impegnando per poter superare queste difficoltà che ci sono state in questo periodo, per voler emergere, per voler tornare a una sorta di normalità che speriamo di riacquistare nel più breve tempo possibile. Naturalmente noi speriamo sempre di potervi dare buone notizie. Da Carlasco è tutto per il momento, la linea torna allo studio. Grazie a Paolo Barni e ai suoi ospiti per questo bel viaggio all'interno di Carlasco, che prova a ripartire dopo la lunga emergenza, il lungo
lockdown per il coronavirus. Si parlava proprio a metà del collegamento dei lavori pubblici che hanno interessato Garlasco, dai lavori pubblici agli interventi all'ospedale di Broni. Facciamo un salto in Oltrepò Pavese, al vecchio ospedale Arnaboldi, interventi a lungo attesi. Allora nel nostro servizio facciamo il punto anche su questi lavori. Nessun trasferimento definitivo di reparti in altre città. L'ospedale di Stradella riaprirà gradualmente tutti i servizi sanitari, compreso quello di ginecologia e ostetricia, che era stato spostato a Voghera dopo la riorganizzazione emergenziale dovuta al coronavirus. Lo ha affermato il direttore di SST Pavia Michele Bright, intervenuto all'ospedale Arnaboldi di Broni nel corso della presentazione dei lavori che interesseranno a breve il vecchio nosocomio di Via Emilia. Ci dispiace veramente di non essere riusciti, di non essere nelle condizioni in questo momento di poter far ripartire al 100% tutti i servizi. Ci stiamo attivando, mancavano 8 ostetriche, oggi ne mancano solo 3, stiamo piano piano recuperando tutto il personale che manca, siamo ancora alle prese con gli anestesisti. Il primo di settembre è fissata già la prova per 2 ginecologi, quindi la possibilità selettiva, il concorso per selezionare questi 2 ginecologi. Siamo a pancia a terra davvero nel far ripartire questa struttura, perché siamo affezionati, abbiamo fatto la direzione di presidio, abbiamo trasferito la riabilitazione da Broni a Stradella per potenziare e qualificare, e c'è anche un bel progetto per sviluppare anche delle subintensive in una logica, diciamo, di essere pronti a un'eventuale recrudescenza delle attività. Per cui tutto va nella direzione di voler bene a questa struttura e cercare di fare il meglio per questa. Purtroppo le avversità in questo momento non giocano a nostro favore, ma ne usciremo anche questa volta. Se Stradella, nonostante le difficoltà evidenti, dovrebbe tornare presto alla normalità, a Broni stanno per prendere il via lavori che entro l'anno prossimo consentiranno di completare il progetto di recupero e riutilizzo del vecchio Arnaboldi e la sua trasformazione in un centro servizi sanitari, fra ambulatori medici specialistici e soprattutto il trasferimento dell'hospice di Vescovera della Fondazione Cella, che da 10 posti passerà a 16. Il grosso dei lavori verrà avviato adesso, proprio i lavori di ristrutturazione dell'edificio, quindi ristrutturazione degli ambulatori, della nuova sede dell'Avis, del centro di raccolta del sangue, che diventerà una sede unica di tutto l'Oltrepò orientale. Inizieranno i lavori anche del nuovo hospice nella parte posteriore della struttura dell'ospedale, e a breve verranno avviati i lavori anche di bonifica della ex palazzina dell'Avisca nel perimetro dell'ospedale Arnaboldi. Nel 2013 ne era stata decretata la chiusura, e quindi a distanza di qualche anno siamo molto soddisfatti per il percorso che abbiamo intrapreso, che si è fatto insieme ad SST Pavia, alle associazioni del territorio e ai comuni del territorio, e oggi finalmente vengono avviati i lavori di ristrutturazione di questa struttura che è stata appunto trasformata in Prest. Questo dunque è il piano degli interventi. Noi adesso con le notizie ci spostiamo a Vigevano, dove è emerso negli ultimi giorni un dato abbastanza sorprendente per le multe per l'abbandono dei rifiuti. Nonostante i 3 mesi di chiusura totale, infatti, nei primi 6 mesi del 2020 è già stata quasi raggiunta la quota di multe dell'intero 2019. 60 multe per questioni riguardanti i rifiuti a Vigevano nei primi 6 mesi del 2020, un dato in forte crescita rispetto allo scorso anno, tenuto conto del lockdown e del fatto che questo primo report, diffuso in consiglio comunale dal vice sindaco Ceffa in risposta a un'interrogazione della consigliera del PD Spissu, comprende solo le sanzioni emesse dagli ausiliari ambientali di ASM e ISA. In tutto il 2019 le multe erano state 78, e in questo numero si tiene conto anche di quelle elevate dalla polizia locale, per cui ancora non si hanno i dati aggiornati agli ultimi mesi. Possiamo però affermare con relativa certezza che a metà estate si è già sorpassato il quantitativo dello scorso anno. Le multe del 2020 si dividono quasi equamente fra sanzioni, per così dire, a domicilio e quelle per gli abbandoni veri e propri. Per 36 volte gli ausiliari ambientali hanno applicato la sanzione da 250 euro prevista per chi lascia rifiuti in giro, spesso nelle campagne. Solo 3 i ricorsi presentati da persone che negano le proprie responsabilità, nei quali casi
fase che dovrà essere accertato. Se per caso qualcuno abbia voluto inserire appositamente degli indizi tra i rifiuti abbandonati per portare le indagini verso una persona estranea al fatto. In 24 casi, invece, gli ausiliari ambientali si sono dovuti occupare di problemi che si sono presentati all'uscio di casa. Rifiuti esposti nel giorno sbagliato oppure palesemente non differenziati. In questi casi la multa è meno salata, il cittadino negligente se la cava pagando 50 euro. Voltiamo pagina. Pavia, polemica del popolo della famiglia. Il popolo della famiglia di Pavia provincia prende netta posizione contro Arcigay e l'associazione non una di meno con un comunicato. Abbiamo letto delle farneticanti dichiarazioni di Arcigay e di non una di meno che definiscono il vescovo di Pavia Sanguinetti come omofobo, misogino e istigatore all'odio e lo manderebbero direttamente in galera solo perché ha espresso delle posizioni su affettività, sessualità e famiglia diverse dalle loro. Questa è la posizione di Angelo Mandelli, che è referente provinciale del popolo della famiglia. Questo ci fa capire benissimo, più di qualsiasi discorso, a cosa mira questa gente, continua Mandelli. A loro non interessa nulla, per nulla portare avanti le proprie idee e visioni del mondo, interessa solo impedire quelle degli altri, al punto che vogliono far pure una legge per assicurarsi che i dissidenti non possano più parlare e vadano in galera esattamente come succedeva nei regimi fascisti e sovietici. Questa è la polemica affidata a un comunicato stampa. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a Milano con le nostre notizie, perché in tema di contrasto alla violenza domestica è stata presentata una nuova applicazione per aiutare tutte le donne in difficoltà. Sentiamo di cosa si tratta. In Italia il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito una violenza fisica o sessuale e con il lockdown il fenomeno della violenza di genere domestica si è ulteriormente aggravato, registrando un aumento delle richieste di aiuto ai centri antiviolenza di circa l'80% in più rispetto al 2018. Nei mesi di quarantena inoltre si è registrata anche una flessione del numero di denunce, che sono però poi tornate subito a crescere nelle fasi di riapertura. E allarmanti sono anche i dati sui femminicidi, che rappresentano oggi il 48% del numero totale degli omicidi volontari. È per questo che Fondazione Vodafone, in collaborazione con Cadmi, la Casa delle Donne Maltrattate e Polizia di Stato, hanno lanciato un'applicazione per cellulari dal nome Bright Sky, che fornisce risposte, supporto e strumenti concreti alle donne che subiscono violenza domestica e maltrattamenti. Un'applicazione che fornisce informazioni sui diversi tipi di violenza cui le donne sono troppo spesso vittime, per permettere di prendere decisioni consapevoli su come gestire la propria situazione, con la possibilità anche di chiamare rapidamente il 112 in caso di necessità. Bright Sky dispone di un primo strumento di valutazione del rischio, che aiuta la donna o chi le sta vicino a comprendere la sicurezza di una relazione e aumentare la propria consapevolezza, e di un questionario finalizzato a sfatare stereotipi e luoghi comuni. È presente inoltre una guida per la sicurezza online, che fornisce informazioni e consigli pratici per un utilizzo sicuro dei propri device, delle piattaforme digitali e dei social network. L'applicazione, scaricabile gratuitamente, può essere utilizzata anche da parenti, amici, colleghi di lavoro, associazioni e da tutti coloro che sono vicini a donne maltrattate. Le donne sono protagoniste a Milano dal 31 luglio al prossimo 2 agosto. Proprio Milano ospita la quarta edizione di Museo City, iniziativa promossa dal Comune, dal settore cultura e realizzata in collaborazione con l'associazione Museo City, nata per far conoscere la ricchezza del patrimonio artistico dei musei cittadini e valorizzarne la funzione culturale. Durante la 3 giorni, da venerdì a domenica, tutti i musei civici resteranno aperti con orario dalle 11 alle 18, lo comunica con una nota ufficiale Palazzo Marino, che spiega: a partire dal 31 luglio i 72 musei coinvolti aprono al pubblico le loro porte fisiche oppure virtuali, proponendo centinaia di appuntamenti tra visite guidate, aperture straordinarie, iniziative speciali, tutte, come detto, caratterizzate dal filo conduttore del tema donne protagoniste, in linea con il tema i talenti delle donne del palinsesto culturale 2020, promosso e coordinato dall'assessorato alla cultura del Comune di Milano.
Buone notizie, cambiando argomento, arrivano anche da Adorno, dove sono stati completati gli interventi di sistemazione della scuola media in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico, un primo lotto da circa 50.000 euro. Sono terminati i lavori di ristrutturazione delle scuole medie di Dorno, un intervento importante perché andava ad agire sul basamento della struttura rinforzando il cemento armato che negli anni si era progressivamente ammalorato. Il cantiere ha visto anche la costruzione di un nuovo ingresso, migliorando l'accessibilità per i diversamente abili con un nuovo scivolo e la rimozione del piccolo gradino posto sul portone. Abbiamo fatto degli interventi importanti in ottica futura, soprattutto in sicurezza. Noi teniamo molto alle scuole, quindi all'istruzione dei nostri ragazzi, alla sicurezza degli ambienti dove loro svolgono le attività scolastiche. Siamo dovuti intervenire su questa scuola che era stata costruita tra gli anni 75-80 e prevalentemente composta da parti in cemento armato, dove negli anni abbiamo avuto qualche distacco di alcuni calcinati e quindi era opportuno intervenire in un ripristino di quelle che erano le parti di cemento armato e quindi dove erano ammalorate, poter intervenire e renderle più sicure. Siamo poi intervenuti sull'ingresso principale che è stato rifatto completamente. Prima c'era una rampa per disabili che non era del tutto a norma, comunque era stata ricavata negli anni una piccola rampetta, adesso abbiamo messo tutto a norma rifacendo completamente l'ingresso con una sua rampa, battendo tutte le barriere architettoniche fino all'ingresso della scuola. Questo primo lotto di lavori alla scuola media è costato circa 50.000 euro, il ribasso di gara verrà immediatamente reinvestito e si guarda ad esempio ad alcuni cornicioni che, così come è accaduto per i basamenti, avrebbero bisogno di un consolidamento. Intanto si stanno definendo le gare d'appalto per rifare l'illuminazione interna con le luci a LED e si punta ad arrivare a settembre avendo già completato anche i lavori di adeguamento per la sicurezza antincendio. Dovremmo intervenire per quanto riguarda la normativa sui vigili del fuoco, quindi l'adeguamento della struttura con delle compartimentazioni interne. Verrà realizzata una nuova scala di emergenza e nella scala di emergenza attuale dovrà essere fatta sulla parete un isolamento termico superiore che ha richiesto appunto altro lavoro di circa 44.000 euro che è in fase di assegnazione in questi giorni. Contiamo di poter iniziare con i lavori probabilmente prima dell'inizio dell'anno scolastico in maniera di poter dare una struttura sicura in tutti i suoi aspetti, funzionale ma anche sicura sotto l'aspetto normativo. Davvero tutto per questa edizione, io vi auguro una buona serata. We'll be right back.